Reduce dall'impegno di Eurolega in casa del Monaco, la Virtus si rituffa in campionato. E come se si rituffa? La sfida di oggi alle 18 di quelle ben impegnative in casa dell'Olimpia Milano è la sfida che vale una grande, larga fetta di primo posto al termine della regular season. Le due squadre sono appaiate e chi vince oggi si prende, come detto, una buona fetta del primo posto per quello che vale. Poi in ottica playoff la storia recente ci dice che non è affatto fondamentale, se non ovviamente per avere il fattore campo. Ma questo è un discorso, quello legato ai playoff, che faremo a tempo debito. Intanto c'è la partita da vivere e da seguire questa sera, naturalmente anche su Nettuno Bologna 1. Ma come sempre iniziamo il pre-partita con l'analisi dell'avversario di turno della Segafredo, quindi l'Olimpia Milano. Come sempre analisi affidata ad Alessio Torri. Nell'ultima gara giocata, Milano ha perso a Madrid contro il Real in Eurolega per 91-87. Dal campo i meneghini hanno tirato col 62,2% dalla media distanza, col 42,1% dalla lunga distanza e con l'83,3% a cronometro fermo. I rimbalzi offensivi sono stati 9, quelli nella propria metà campo 21. Gli assist per i biancorossi sono stati 19, le palle perse 12. Passando ai singoli, il top scorer per l'Olimpia è stato Shabazz Napier, autore di 17 punti. Per quanto riguarda i rimbalzi, ha comandato Niccolò Melli con 7 carambole catturate. Il big match di Assago tra Virtus Segafredo e EA7 Milano. Entrambe le squadre viaggiano con un record di 17-4 in LBA. Tra i duelli individuali sul perimetro spicca quello ovviamente tra Bellinelli e Barron. 12,5 punti, 1,2 rimbalzi, 1,9 assist per l'azzurro. 11,8 punti, 2,1 rimbalzi, 2,8 assist per il numero 12 dell'Olimpia. Spostandoci sotto canestro, Bacò contro Niccolò Melli. 4,6 punti, 4,4 rimbalzi, 0,7 assist per il centro della Virtus, 9,9 punti, 6,1 rimbalzi, 1,4 assist per quello di Milano. I dati di squadra: dalla lunga distanza in LBA le due compagini tirano col 37,3% Bologna, il 36,8% Milano. Spostandoci invece dalla media distanza, per la Virtus il 56,2% in campionato, Milano risponde con il 56,3%. A cronometro fermo i bianconeri viaggiano con il 73,7%, Milano con l'80,4%. Le carambole per la Segafredo sono 9,9 quelle offensive, 9 invece per le A7. Nella propria metà campo 25,2 Bologna, 28 Milano. Gli assist sono 17,5 per i bianconeri, 16,8 per i biancorossi. Infine le palle perse, Bologna 12,6, Milano 13,4. Alla vigilia del match contro Milano ha parlato l'assistant coach Andrea Diano. Incontriamo una squadra che, nonostante i tanti infortuni che ha avuto durante l'anno, ha sempre mantenuto una grande solidità dal punto di vista difensivo. Con il rientro di qualche infortunio e con l'inserimento in corsa di due giocatori come Cabarrò e Napier, hanno incrementato anche la loro efficienza a livello offensivo, e quindi ci sarà bisogno di, prima di tutto, di avere un grande controllo emotivo nella partita e giocare con grande disciplina per tutto l'arco dei 40 minuti. È tutto per questo nostro pre-partita, l'appuntamento ve lo ricordo è alle 18 per la super sfida tra Olimpia Milano e Virtus Segafredo Bologna, appuntamento al forum e naturalmente anche su Nettuno Bologna 1.